Ciao ragazzi, eccoci qua con la nostra Guzzi V7 da Milano, la Pechegna, e oggi andremo a montare il kit Guareschi di pedane arretrate e poi i supporti, anzi supporti, i paratestate del motore, sempre Guareschi Corse. Guardate che carini, fatti dal pieno. Molto belli, direi che i pezzi sono esteticamente molto belli, anche le lavorazioni sono di buona qualità, anche i materiali direi che sono di ottima qualità, si vedono chiaramente, adesso qua non si vedono perché c'è poca luce, ma si vedono chiaramente, vediamo se riesco a mettere il flash, no, non si riesce a mettere, ma poco importa, ecco qua, si vedono perfettamente le lavorazioni dal pieno dei pezzi. Sembrano veramente ben fatti. Speriamo che siano anche facili da montare. Speriamo bene. Queste sono le pedane originali, quindi il nuovo pezzo, la pedana sarà all'incirca qua, dopo l'installazione, più o meno. Facciamo un giro. Questa era la mia V7 Milano. Montiamo Mistral con filtro e centralina e un paio di oggettini tipo frontale e poco altro, gli specchietti Cafe Racer. Questa è l'altra originale. Ho solo qualche dubbio sul fatto della pompa, perché secondo me guardando le fotografie la pompa dovrebbe essere un po' più piegata. Però non possiamo piegarla perché questi qua sono tubi metallici, quindi non tubi in treccia o flessibili. Però staremo a vedere. Via, cominciamo. Allora, la prima difficoltà grossa, queste qua sono maledettissime Torx, quindi già difficili da svitare per conto loro. In più sono piene di loctite, quindi togliere queste due viti, una o due, sta diventando veramente un'impresa e il rischio è che di spanarla, e se le spanate ragazzi siete rovinati, quindi a meno che non avete particolari capacità di, diciamo, meccaniche, suggerirei fortemente di rivolgervi a un'officina fondamentalmente per il montaggio. Queste due qua invece sono normalissime brugole con dietro un controdado, quindi bisogna utilizzare una chiave per il controdado e quindi svitare queste due. Quindi ora quello che sto provando è evitare queste due in modo tale da cercare di ridurre un po' la tensione su questo componente meccanico e provare a capire se queste due qua vengono via più facilmente oppure no. Riproviamo per la terza volta. Allora, le pedane sono venute via. Attenti ancora con le viti nel tirarle fuori perché sono molto dure. Infatti, come vedete, sono piene di loctite. Non so se si vede nel video, ma giustamente è stato messo. Poi, ora mancano da smontare il cavo del freno che attiva la luce del freno e chiaramente la vite che va a spingere sul pompante del serbatoio del liquido del freno. Quella che va a spingere sul pompante, basta svitare questo bullone, dopodiché lo tirate tutto a destra e andando avanti a girare, praticamente come vedete andate a sfilare questa barra filettata da questo supporto. Una volta fatto questo, e quindi una volta che tutto il blocco è sfilato dal pompante, a quel punto potete ruotare, eccolo qua, potete sfilare il sensore ruotandolo. Non potete farlo prima perché dovete fare vari giri e non riuscireste perché andreste a torcere troppo il cavo con il rischio di danneggiarlo. Quindi prima svitate le viti, dopodiché svitate il pompante e quando rimane solo questo, ruotando l'intero blocco, potete togliere il cavo. Ecco, importante, ho scoperto adesso, praticamente il cavo del freno prima era fissato su questa fascetta, su questo supportino qua all'interno. Ricordatevi che dovete toglierlo, farlo uscire, perché diversamente il pompante con le nuove pedane va più avanti e andando più avanti, vedete? Non può più stare nella sua sede, quindi dovrà stare all'esterno. Il cavo ha un filo di ricchezza, quindi potete tirarlo un pochettino giù e
portare avanti questo, dopodiché cercheremo di capire se qui va a cozzare in qualche modo, magari gli metterò una gommina qua per evitare che sfreghino, e qua ci inventeremo un qualcosa per fissarlo con magari una fascetta, però fondamentalmente questo. E un'altra cosa importante, prima di fissare la pedalina, ricordatevi di riavvitare il pompante, perché sennò se prima fissate la pedalina il pompante non si avvita. Importante. Ed ecco qua, non è vero, ho detto una minchiata. Il pompante si può montare anche dopo aver fissato le pedane, quindi vedete, lo avvicinate e lui entra in questo modo. Ora sono fissate, non sono ancora strette, sono ancora un po' lasche. Vedete che il cablaggio effettivamente qui, anche qua, non tocca, quindi molto positivo. Ovviamente dovrà stare al fuori, prima era dentro, fuori da questo supporto. E qua ci inventeremo qualcosa, magari una fascetta, per tenerlo fermo, ma mi sembra che sia già abbastanza fisso. Andiamo avanti. Ed eccolo qua, completato. Eccolo quel lavoro. Qui abbiamo il cablaggio finale e ho dovuto risolvere in qualche modo il discorso del sensore, quindi l'ho fissato. Questo qua non so se si vede, ma fondamentalmente eccolo qua. L'ho fissato in modo tale che vada a spingere su questo supporto con delle fascette fissate dall'altro cavo, e spingendo su questo supporto fa in modo che il sensore sia premuto, e quindi fa in modo che la luce posteriore del freno così non rimanga accesa. Chiaramente quando utilizzerete il freno posteriore la luce posteriore non si accenderà più, tenetene conto. Ed eccoci qua con quella di sinistra, quindi del cambio. Questa è l'originale e questa è la nuova che dobbiamo montare. Quindi fondamentalmente ho già allentato le viti, che come quelle di sinistra si smontano solamente a suono di bestemmie. Quindi abbiamo la pedalina, abbiamo il perno che va a attivare la leva del cambio, che andrà qui, deve entrare all'interno di questo supporto che deve fissarsi poi a questo secondo leveraggio che dovremo svitare e poi fissare sul supporto nuovo. Quindi è un'attività un po' più complessa di quello che pensavo, però penso che dovremo farcela. Quindi partiamo. Importantissimo, ricordatevi di montare questo distanzialino qua, viene consegnato insieme al kit, assolutamente da montare. Ricordatevi che va solamente su uno dei due uniball, perché questi qua hanno filettatura destra e sinistra, quindi questo qui va montato solo su uno dei due uniball. Se provate a montarlo sull'altro e vedete che non entra, che non si avvita, mi raccomando ricordatevi che va sul secondo, ok? E dopodiché si monta in questo modo. Se non montate questo rischiate di spaccare tutto, quindi fondamentale, ricordatevelo. Ed eccola finalmente montata. Eccolo qua, lavoro finito. Dunque, due considerazioni. Prima, il leveraggio sotto qui deve rimanere nella posizione dove si trova, quindi lo vedrete orizzontale, deve restare orizzontale, se no andreste a rovinare il discorso del leveraggio superiore che poi porta all'inserimento delle marce. Mentre invece all'esterno, questo componente qua, questo pezzo, non mettetelo verticale. Deve essere un po' inclinato in modo tale che quando voi andate a applicare la forza sulla pedalina, la forza arriva in modo perpendicolare. Questo è il modo migliore per trasmettere le forze sui leveraggi che poi vanno ad attivare il cambio. Ricordatevi che già questa vite qua è difficile da svitare perché c'è di mezzo il canotto questo qua, quindi fatelo una volta, montatelo, applicatelo prima di mettere la vite di fissaggio, assicuratevi che sia posizionata all'incirca in questo modo, in modo tale da avere un angolo di circa 90 gradi fra il leverismo questo qui e la manovellina qua, quindi via la manovella fondamentalmente. Eccolo qua, finito, circa 4 ore di lavoro considerando che l'ho fatta per la prima volta, ma ne valsa la pena. Ciao a tutti, spero che il video vi sia stato utile e a presto.